Beppe Cormio inizia la stagione, il campionato è un numero 23 in Super Lega, in Serie 1 per la Cucina e l'Ube. Stessi obiettivi, stesse ambizioni? Sì, stessi obiettivi. Le ambizioni penso per tutti siano le stesse, per tutti quelli che sono in aste di partenza. Noi non possiamo nasconderci, abbiamo una squadra a mio avviso più forte ancora di quella dello scorso anno, perlomeno più completa, e quindi prendiamo atto di quello che hanno fatto le nostre concorrenti della forza eh, di Modena che ritrova dei fuoriclassi assoluti della eh, conferma di Perugia con l'acquisto di un grandissimo libero come Colaci e della, eh, anche se è tutta da scoprire, della novità Trento dico novità perché la forza della squadra non si discute nei singoli per una squadra completamente rinnovata però quello che è cambiato molto e che secondo me cambierà gli equilibri della regular season, non so poi se dei playoff, dei risultati finali, è la, il livello medio del campionato. Ci sono molte squadre in grado di infastidire le grandi perché hanno allestito eh, formazioni veramente interessanti, quindi mi riferisco a Latina, mi riferisco a Vibo, ovviamente a Piacenza, a Monza, alle squadre che c'erano già l'anno scorso, a Padova tutte realtà che secondo me la stessa Ravenna saranno molto molto interessanti e difficili da battere Luba ha presentato i tre nuovi giocatori Pujol Milan e Marchisio naturalmente il il nocciolo, il nucleo della squadra non è stato smembrato. No, ma l'avevamo detto, questo che saremmo rimasti con gli stessi giocatori, abbiamo di fatto accontentato anche chi voleva giocare di più o voleva avere la certezza di poter giocare di più eh, e l'abbiamo fatto sostituendo eh, direi bene questi giocatori. Una grande promessa come Milan eh, per Randazzo che era destinato a tornare a casa ma ha preferito andarsene un grandissimo fuoriclasse come Taylor Sander in luogo di Clemen Cebul o se vogliamo di Caliberda ma credo che Taylor Sander sia un giocatore veramente stellare e poi un secondo palleggiatore in grado di farci partire abbastanza tranquilli come Pujol eh, con un abbraccio, un augurio a Corvetta di fare ancora un paio di stagioni eh, da, da protagonista in A2, come ci aveva chiesto di fare. Eh, direi che anche sul libero siamo caduti bene perché eh, Marchisio è un ragazzo molto molto interessante e credo che quando sarà chiamato in causa e soprattutto in allenamento eh, farà sentire il suo peso. Lube parteciperà per la prima volta quest'anno anche al Mondialito per club. Abbiamo sentito che ci sono delle novità importanti anche a livello di, di sponsorizzazioni di, di marketing. Ma sì, perché partecipare a una competizione come il campionato del mondo per club dove Veramente, devo dire anche al contrario di quando io l'ho vissuta per tre stagioni consecutive e vinta con la maglia di Trento, allora ti giocavi tutto in parte nella semifinale ma soprattutto nella finale. Eh, Quest'anno invece ci sono otto formazioni agguerrite e quindi sarà veramente dura, molto complicato vincere direi, però l'esposizione televisiva e, in tutto il mondo è, è forte. Allora abbiamo pensato anche di eh, così, utilizzare una maglia eh, nuova rispetto a quella che utilizziamo nelle altre competizioni probabilmente lo sarà anche nei colori eh, e di affidarla, al di là di quello che sarà lo spazio riservato alla proprietà, quindi coi marchi Lube e Creo, di affidarla anche ad aziende eh, di grande livello internazionale. Eh, che ci daranno una mano, un supporto per questa manifestazione. Eh, diciamo che siamo in fase di chiusura di trattativa, soprattutto con uno sponsor che avrà grande eh, spazio sulla maglia, però non è ancora il caso di svelare questa cosa qui. Se, come credo, riusciremo a portare a buon fine questo colpo, avremo anche secondo me è fatto qualcosa di buono che riguarda eh, la, 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 il marketing del club che va sempre eh, tenuto d'occhio di questi tempi. C'è tanto entusiasmo intorno alla Lube, anche oggi abbiamo visto una sala stampa gremitissima di tifosi che vogliono ancora respirare emozioni forti. Ma eh, noi abbiamo stravinto un campionato, adesso io mentre dico questo mi viene in mente che... Che ho saputo che il premio del miglior allenatore per la stagione passata è andato a Lorenzetti che è bravissimo, ma non è stato dato come credo fosse d'obbligo a Chico Blengini. Quindi... Direi che questo entusiasmo l'ha creato anche il nostro ex allenatore che ha saputo tenere, come ho detto oggi ai ragazzi, alto eh, il livello di concentrazione anche quando le partite per noi contavano meno o addirittura poco alcune volte. E questo è stato un suo grandissimo merito, un allenatore eh, che ha, ci ha dato una mano a creare questo entusiasmo e noi abbiamo anche l'obbligo... Di, di portarlo avanti e eh, di tenere alta la bandiera di questa città ma di questa regione direi perché il nostro è un pubblico molto trasversale che viene da tutte le marche e anche da fuori, quindi credo che l'entusiasmo sia meritato eh, perché veramente la, ce lo siamo guadagnati vincendo la regular season che è forse la cosa più difficile, eh, ribadendo il nostro dominio eh, in Champions League fino alla Final Four dove abbiamo perso una partita al tie break eh, in modo anche eh, non limpidissimo. Eh, e abbiamo vinto la Coppa Italia giocammo una Supercoppa con elementi fondamentali che non erano ancora arrivati quindi eh, diciamo, la considero un po' meno però anche lì abbiamo comunque fatto una buona manifestazione e ottenuto il terzo posto quindi il nostro impegno è quello di far bene in tutte le competizioni eh, la Supercoppa che quella a volte meno curata dal punto di vista dell'obiettivo finale, eh, la organizziamo il 7 e l'8 ottobre a Civitanova, quindi abbiamo l'obbligo eh, di giocarla alla morte per vincerla anche se avremo probabilmente i nostri due americani soltanto la sera prima del debutto, quindi sarà un po' complicato, però eh, col sostegno del pubblico nulla è proibito.